Questo video è sponsorizzato da NordVPN. Maggiori informazioni alla fine del video. Nelle puntate precedenti di Cronache Umane abbiamo esplorato le radici profonde della genealogia umana, dalle sue origini più remote fino alla nascita delle prime scimmie bipedi. Queste creature ebbero un successo senza pari nell'Africa preistorica, diffondendosi in una vasta gamma di ambienti sempre più stravolti dall'inizio dell'era glaciale. In questo nuovo episodio approfondiremo uno dei momenti chiave della nostra storia, la comparsa e la diversificazione del genere umano. Seguiremo la sbalorditiva ascesa delle primissime specie umane e vedremo come queste riusciranno a vincere la competizione con le altre specie di ominini che dominavano i loro stessi territori. Che cosa distingueva i primi esseri umani dai loro antenati? Quali adattamenti permisero loro di sopravvivere nel corso dei millenni? Come riuscirono ad espandersi nel resto del mondo? Seguiteci in questa nuova avventura alla scoperta delle nostre origini per capire come sono apparse le primordiali scintille di quella bizzarra cosa che noi chiamiamo umanità. Alla fine dello scorso episodio abbiamo visto le caratteristiche generali delle prime specie di esseri umani. In seguito alla loro apparizione, l'evoluzione umana intraprese un percorso del tutto nuovo, mai sperimentato prima da nessun altro animale. Ma quando sono comparsi di preciso questi nostri antichi antenati? La questione è molto complessa. Varie ipotesi sono state avanzate durante il corso del Novecento, dando vita ad uno dei dibattiti più accesi dell'intera storia della paleoantropologia. Nuovi indizi sulla questione sono emersi solamente nel 2013, grazie ad un misterioso fossile ritrovato a Ledi Geraru, in Etiopia. Per quanto costituito soltanto da un frammento di mandibola, il reperto in questione è davvero stupefacente per via della sua età. La datazione, infatti, indica che risale a ben 2,8 milioni di anni fa, più antico di qualsiasi altro resto umano conosciuto. I caratteri che lo identificano con certezza come un arcaico essere umano sono diversi. Presenta, ad esempio, una sorta di carena sulla parte frontale, un tratto unico degli esseri umani. Oltre a questo, la morfologia dei denti indica una transizione verso una dieta più onnivora che vegetariana, diversa quindi da quella degli australopitechi. Nonostante i caratteri distintivi, la frammentarietà dei resti non ha permesso né l'istituzione di una nuova specie, né l'assegnazione del reperto ad un ominino già conosciuto. Per questa ragione, questo ed altri resti simili sono stati chiamati semplicemente Early Homo, i più antichi fossili conosciuti del genere umano. Lo studio di reperti di questo tipo ci porta ad un'interessante considerazione. Non è mai esistito un momento preciso in cui comparve il genere Homo. L'evoluzione che ha portato alle prime specie umane non è stato un processo lineare, avvenuto con il passaggio da una specie precisa ad un'altra. Il tutto deve essere invece avvenuto grazie al complesso mescolamento delle diverse popolazioni di australopitechi, portando alla comparsa delle nostre caratteristiche distintive in modo graduale. Sono proprio queste forme modificate di australopiteco che noi identifichiamo come primi esseri umani. Attorno a 2,5 milioni di anni fa, infatti, cominciano ad affiorare resti più completi di questi enigmatici primati. Stiamo parlando di Homo habilis, la specie umana più antica a cui è stato attribuito un nome scientifico. In risposta al continuo inaridimento dei suoi territori, questo ominino si era adattato a vivere negli spazi sempre più aperti della savana africana, differenziandosi dai suoi progenitori. Gli australopitechi, infatti, proprio come gli odierni scimpanzé, vivevano in ambienti relativamente freschi. Ad esempio, in alcune zone dell'Etiopia da loro abitate, le temperature medie non dovevano superare i 20 gradi centigradi. I primi umani vivevano invece in ambienti più soleggiati e aridi, cosa che li rendeva a tutti gli effetti dei veri e propri primati di savana. Alcuni caratteri utili alla sopravvivenza in questi nuovi territori erano ad esempio le modificazioni degli arti e della schiena. Con le prime specie umane si erano affermate del tutto la postura eretta e la caratteristica forma a doppia S della colonna vertebrale, tratti che tutt'oggi possediamo.
Anche la forma del piede era più simile a quella dei moderni esseri umani. Sebbene non abbiamo resti riconducibili alle gambe degli Habilis, è proprio la struttura del piede che indica, con ogni probabilità, che gli arti inferiori di queste scimmie erano leggermente più lunghi di quelli degli australopitechi. Queste modificazioni, assieme ad un forte attacco per i muscoli del collo utile a stabilizzare il cranio, dimostrano che questi ominini avevano già iniziato a sviluppare i primi adattamenti alla corsa. Ciò nonostante, Homo habilis doveva essere un buon camminatore, più che un veloce corridore. Le sue caratteristiche erano infatti molto utili per aumentare l'efficienza della falcata, in modo da risparmiare preziose energie durante i lunghi spostamenti alla ricerca di cibo e risorse. Questa specie, inoltre, doveva essere più simile a noi non solo dal punto di vista anatomico, ma anche da quello cognitivo. Come abbiamo visto nello scorso episodio, l'aumento delle dimensioni cerebrali negli Habilis fu uno dei fattori chiave che favorì la sopravvivenza di queste creature. Ma in che modo risultò una caratteristica vincente? Un cervello più grande può infatti risultare vantaggioso, ma si tratta comunque di un organo molto dispendioso in termini energetici. Per compensare ciò, un maggior consumo di carne rese disponibile agli Habilis grandi quantità di calorie immediatamente assimilabili. Ciò non causò direttamente lo sviluppo di un grande cervello, ma semplicemente favorì gli individui che nascevano con un cervello di maggiori dimensioni e che richiedeva sempre più energia per essere mantenuto. Questo però risolve solo una parte del puzzle. Cos'altro causò questo aumento in dimensioni? La risposta si trova probabilmente nella persistenza dei caratteri giovanili. Durante il corso della nostra serie abbiamo già visto come alcune specie possano mantenere, da adulte, i caratteri tipici degli esemplari giovani: crani voluminosi, denti piccoli e mascelle accorciate. Questi caratteri, detti pedomorfici, persistono negli adulti se la specie subisce la cosiddetta autodomesticazione, processo evolutivo in cui vengono selezionati individui dall'aspetto, per così dire, addomesticato, cioè poco aggressivo e simile a quello di un cucciolo. I caratteri pedomorfici inducono ancora oggi in noi Homo sapiens una reazione protettiva e un desiderio di investire energie nelle cure parentali. Ciò può accadere persino se ci troviamo davanti ad un cucciolo di una specie diversa dalla nostra. Queste maggiori cure parentali verso gli individui che presentavano caratteri pedomorfici potrebbero spiegare l'aumento delle dimensioni cerebrali nei nostri antenati. Un cranio voluminoso e gracile era infatti un carattere presente sia nei piccoli di Australopiteco sia negli adulti di Homo habilis. Ma a confermare la stretta parentela fra noi e gli Habilis si aggiungono anche altre prove, a dir poco straordinarie. Sebbene altri animali siano in grado di creare utensili, uno dei tratti caratteristici di noi esseri umani è la capacità di ideare e fabbricare strumenti anche molto complessi e raffinati. Il mondo costruito dall'uomo è di fatto un mondo tecnologico, ed è proprio con Homo habilis che questa caratteristica si è affermata definitivamente nel nostro genere. Per conoscere in dettaglio questi nuovi utensili, dobbiamo recarci in uno dei luoghi cardine per lo studio delle nostre origini. Situato in Tanzania, tra le sconfinate pianure del Serengeti, si tratta della Mecca per chiunque sia interessato alla storia evolutiva dell'uomo, la leggendaria Gola di Olduvai. È qui che sono state scoperte per la prima volta alcune fra le più celebri specie di ominini, e non solo. All'interno dei suoi strati più antichi è possibile ritrovare anche gli utensili in pietra creati dai primi esseri umani. L'industria litica in questione è conosciuta con il nome di Olduvaiano ed è costituita da manufatti molto semplici in roccia basaltica o selce. Ma com'è possibile distinguere questi oggetti da una qualsiasi altra pietra? Un buon modo per capirlo è vedere dove sono collocati i segni di scheggiatura. Nel caso dei manufatti olduvaiani, i segni di lavorazione sono presenti su tutte e due le facce. Nessuna roccia che si scheggi casualmente per via di un urto o una caduta è in grado di presentare dei segni così meticolosi e distintivi. Ancora oggi, scimpanzé e cebi cappuccini usano pietre per frantumare le noci. Queste talvolta, a causa degli urti, si scheggiano accidentalmente, dando origine a pietre che possono ricordare vagamente quelle costruite dai nostri antenati. In origine, gli Habilis o i loro antenati devono aver capito che queste rocce, scheggiate per errore, potevano servire a tagliare e frantumare altri oggetti.
Successivamente si resero conto che, ripetendo la lavorazione su entrambe le facce, le pietre in questione potevano essere ancora più efficienti. Nonostante possano sembrare rudimentali, gli utensili tipici dell'olduvaiano, come i famosi chopper, possedevano margini molto taglienti, utili per esempio per macellare le carcasse. Tutto questo è la base da cui si sono originate le grandi capacità mentali dell'uomo moderno, quelle stesse capacità che ci hanno permesso di costruire gli ambienti urbani grazie ai quali oggi prosperiamo. Fu da questo momento in poi che avvenne qualcosa di importantissimo nella nostra storia, qualcosa che avrebbe accompagnato le bizzarre scimmie bipedi per tutto il resto del loro cammino evolutivo. Il primo segno che le fondamenta del ragionamento umano stavano emergendo. Una nuova era ebbe ufficialmente inizio. L'età della pietra. Nonostante il suo grande successo, Homo habilis non fu l'unica specie di ominino presente in Africa agli inizi del Pleistocene. I nostri antenati, infatti, vissero in contemporanea con alcuni loro arcaici parenti per quasi 1 milione di anni. Il Sudafrica, per esempio, sembra essere stata l'ultima roccaforte degli australopitechi, con la specie Australopithecus africanus sopravvissuta fino a 2,1 milioni di anni fa. Ma nelle stesse regioni visse anche un altro enigmatico tipo di australopiteco, Australopithecus sediba. Risalenti a poco meno di 2 milioni di anni fa, i suoi resti sono stati ritrovati nella caverna di Mapala, nell'importantissimo sito chiamato Cradle of Humankind, la culla dell'umanità. Questa misteriosa specie è nota per uno strano miscuglio di caratteri anatomici, alcuni tipici degli esseri umani ed altri più arcaici, tipici degli australopitechi. La struttura del bacino mostra un attacco per i muscoli della gamba che ricorda quello degli esseri umani, cosa che conferiva ai sediba un'andatura bipede più simile alla nostra. Al contrario, il resto dello scheletro ci racconta di un ominino più affine agli australopitechi. Per esempio, i sediba mostrano alcuni adattamenti per uno stile di vita arboricolo, caratteristica tipica di molti australopitechi. Ad oggi, comunque, questo insieme di caratteristiche ci fa ipotizzare che i sediba fossero in qualche modo legati ai primi esseri umani. È probabile quindi che alcune popolazioni di australopitechi vicine all'origine del genere Homo avessero iniziato a vivere nelle foreste del Sudafrica, portando alla nascita di questa bizzarra specie di primate. Ma forse esistevano creature persino più strane. Durante la prima parte del Pleistocene, gli ominini diedero origine ad una grande varietà di specie. Alcune fra queste erano i possenti parantropi, robusti discendenti degli australopitechi. Le fortissime mascelle e i grossi denti piatti rendevano queste scimmie delle vere e proprie macchine per triturare la vegetazione. Tuttavia, è possibile che i parantropi fossero creature ancora più strane di quanto ipotizzato finora. Nuovi studi potrebbero suggerire un utilizzo di strumenti in pietra anche in questi bizzarri ominini. Nel 2023 è stato descritto in Kenya un sito archeologico risalente a circa 2,9 milioni di anni fa, cioè agli albori del genere umano. In questo luogo sono stati ritrovati denti di parantropo associati a carcasse di ippopotamo, le cui ossa presentavano evidenti segni di macellazione. Come se non bastasse, nello stesso sito sono stati scoperti manufatti in pietra con tracce di piante sminuzzate. Gli strumenti in questione sono quelli tipici dell'olduvaiano, ma per il momento non si conosce con certezza la specie che li ha prodotti. Che siano stati proprio i parantropi a macellare le carcasse? Quanto era variegata la loro dieta? Fu un altro tipo di ominino a produrre questi strumenti? O stiamo sottovalutando le capacità cognitive dei nostri cugini preistorici? Se ciò venisse confermato, questi ritrovamenti potrebbero sconvolgere le nostre conoscenze sulla dieta e l'industria litica degli arcaici cugini dell'uomo. In ogni caso, sia i parantropi che i sediba dimostrano in maniera incontrovertibile che l'evoluzione non tende a far comparire forme sempre più simili agli esseri umani. Questi ominini, infatti, intrapresero un percorso evolutivo che li portò a perdere progressivamente le loro fattezze umanoidi, conferendogli uno strano miscuglio di caratteri arcaici e umani.
In natura non esiste alcun principio che spinga gli esseri viventi a sviluppare necessariamente caratteristiche umane. Il nostro piano corporeo è solo uno dei tanti che l'evoluzione della vita sulla Terra ha sviluppato durante la sua storia. D'altronde, questo non dovrebbe sorprenderci. È esattamente lo stesso modo in cui si sono evoluti tutti i gruppi di organismi sul nostro pianeta. L'evoluzione è un processo senza traguardo che continua incessantemente a modificare gli esseri viventi. Noi esseri umani non facciamo alcuna eccezione. L'unico vero modo per fermare questi cambiamenti è portare la specie all'estinzione. Nonostante i loro adattamenti, molte specie di ominini andarono incontro ad un inesorabile declino. Attorno ad 1,5 milioni di anni fa, gli ultimi paraantropi ed australopitechi si estinsero definitivamente. I motivi della loro scomparsa sono ad oggi in gran parte misteriosi. Dopo una lunga storia durata diversi milioni di anni, un insieme di fattori, tra cui forse drastici cambiamenti ambientali e un'intensa competizione con altre specie animali, decretarono la fine di questi straordinari cugini dell'uomo. Altri ominini, invece, riuscirono ad adattarsi e a sopravvivere, producendo in poco tempo nuove ramificazioni nel cespuglio della nostra evoluzione. Comparsa 2,5 milioni di anni fa, Homo rudolfensis era una specie umana in diretta competizione con Homo habilis, poiché visse nei suoi stessi luoghi e nello stesso intervallo di tempo. L'apparizione di almeno due specie umane subito dopo la nascita del genere Homo potrebbe indicare una rapida e improvvisa diversificazione dei nostri antenati. Alcuni autori però non sono d'accordo con questa interpretazione, sostenendo che i rudolfensis non siano una specie umana, ma un altro tipo di ominino. Ciò rimarca ancora una volta quanto sia sottile il confine tra un antico essere umano e un arcaico ominino di inizio Pleistocene. Ma una cosa è certa, i primi esseri umani non smisero mai di cambiare e nel corso dei millenni diedero lentamente origine ad una creatura molto più simile a noi. Circa 2,000,000 di anni fa, a partire da Homo habilis o da una specie affine, fece la sua entrata in scena una nuova specie di scimmia bipede. Questo primate aveva portato all'estremo gli adattamenti dei suoi predecessori, aumentando sia le dimensioni del cervello che l'efficienza e la stabilità della camminata bipede. Homo erectus. Esistono alcune controversie sul come chiamare i resti africani di Homo erectus. Alcuni esperti sostengono sia più appropriato distinguerli nella specie Homo ergaster. Ad oggi la maggior parte degli studiosi è concorde nel definire gli ergaster come degli Homo erectus africani. In ogni caso, Homo erectus è, a detta di molti, il primo vero essere umano. Da questo punto in poi non ci sono più dubbi. Questi siamo noi. Ma quali furono di preciso le novità introdotte da queste creature? La distribuzione dei peli, per esempio, doveva essere molto simile a quella dell'uomo moderno. Questa caratteristica apparve ancora una volta in seguito al mantenimento dei caratteri pedomorfici, come la presenza di una peluria più sottile e meno evidente, tratto tipico dei cuccioli di mammifero. Ciò portò casualmente ad un vantaggio inaspettato. Una pelle più esposta all'aria permetteva agli erectus di disperdere meglio il calore corporeo, proprio come accade oggi nei grandi mammiferi africani. La pelle nuda favorì probabilmente un aumento di ghiandole sudoripare, utili per evitare il surriscaldamento durante i lunghi spostamenti da un territorio all'altro. Camminare sotto il sole africano comportava però altri rischi, come scottature e insolazioni. Fu così che nei primi esseri umani vennero selezionati gli individui con una folta copertura di peli sulla testa, cioè i capelli. Questo adattamento è ancora oggi utile per proteggere la nostra testa dai raggi solari. Il bipedismo completo favorì ulteriormente queste caratteristiche, perché una postura eretta diminuisce drasticamente la superficie del corpo esposta al sole. Ma le sorprese non finiscono qui. Homo erectus fu anche il primo essere umano a specializzarsi nel cacciare prede di grandi dimensioni, grazie alle sue straordinarie innovazioni tecnologiche. I rudimentali strumenti di Homo habilis furono utilizzati per diverso tempo anche dalle prime popolazioni di Homo erectus, ma ben presto alcune di queste passarono ad una nuova e più efficiente industria litica, l'asceoleano. A differenza dei chopper olduvaiani, i manufatti asceoleani erano spesso caratterizzati da forme ben precise e da una forte simmetria. Ciò è chiaramente visibile nei cosiddetti bifacciali,
vere e proprie asce a mano che testimoniano il notevole sviluppo tecnologico e cognitivo di questi ominini ed utensili perfetti per una vasta gamma di funzioni, come la macellazione delle prede o la realizzazione di lance per ucciderle. Questi, assieme ai primi utensili fabbricati dagli australopitechi e dagli habilis, costituiscono la prima e più antica fase dell'età della pietra, il Paleolitico inferiore. Diventati dei veri e propri cacciatori, gli Erectus entrarono in diretta competizione con i grandi carnivori della savana. I ruoli ecologici dei nostri antenati, stabilitisi ormai da milioni di anni, si ribaltarono improvvisamente, trasformando l'uomo da preda a predatore. Le sue nuove armi, infatti, compensavano ampiamente la mancanza di artigli e denti affilati. Con Homo erectus, i nostri progenitori iniziarono a diventare dei cacciatori efficienti, distaccandosi dai loro predecessori, sempre in balia dei pericoli della natura. Questa specie, pur rimanendo onnivora, si affidava maggiormente alle proteine animali per sopravvivere, e ciò favorì lo sviluppo di un cervello ancora più grande. I primi Homo erectus, infatti, avevano un volume cerebrale medio di ben 850 cm cubici. Ma questi umani non si accontentarono di diventare dei cacciatori. Essi divennero soprattutto dei grandi camminatori e corridori, e ciò è ben dimostrato da uno dei fossili più completi e famosi di tutta la storia della paleoantropologia, il cosiddetto Turkana Boy, risalente a circa 1,5 milioni di anni fa. Scoperto nel 1984 vicino al lago Turkana, questo giovane esemplare di Homo erectus era alto circa 1,60 m, aveva gambe lunghe e un cervello con un volume di 800 cm cubici. Le sue caratteristiche fisiche sono chiaramente quelle di un grande camminatore in grado di compiere lunghi spostamenti con relativamente poco sforzo e pochi rischi, proprio come noi. La sua corporatura slanciata lo aiutava infatti a disperdere molto bene il calore in eccesso durante i suoi lunghi tragitti sotto il sole. Queste capacità fisiche furono tra i fattori principali che diedero inizio ad uno degli eventi più importanti della nostra storia. Spinti forse dal desiderio di espandersi ed esplorare nuovi territori, gli Erectus furono i protagonisti della prima Out of Africa, la prima espansione del genere umano fuori dall'Africa. Dopo milioni di anni di evoluzione, le bizzarre scimmie terricole misero finalmente piede al di fuori del loro continente di origine. Circa 1,8 milioni di anni fa, Homo erectus cominciò a diffondersi nei misteriosi territori dell'Asia occidentale. Alcune popolazioni si insediarono nelle zone del Medio Oriente, come nel sito israeliano di Obedija. Quasi in contemporanea, alcuni erectus vivevano già in Georgia, come testimoniato dal ritrovamento eccezionale dei crani didmanesi, nella regione del Caucaso. La cosa che colpisce del sito è l'enorme varietà dei crani ritrovati. Nonostante vissero tutti nella stessa epoca, alcuni assomigliavano molto agli erectus africani, altri invece avevano morfologie facciali molto più simili alle nostre. Ma in questi erectus asiatici stava nascendo qualcosa di nuovo. Per comprendere questo importante evento, è necessario analizzare uno dei reperti più incredibili di questo sito, un individuo anziano, morto diversi anni dopo la perdita dei suoi denti. Una persona in queste condizioni non può essere sopravvissuta da sola. Ciò significa, con ogni probabilità, che alcuni membri del suo gruppo devono averlo aiutato in qualche modo a mangiare dopo che aveva perso la capacità di masticare. Forse qualcuno gli procurava il cibo e glielo masticava in anticipo, e ciò è una meravigliosa dimostrazione della cooperazione e soprattutto dell'empatia umana. Gli individui più fragili non venivano abbandonati al loro destino, bensì venivano accuditi e protetti all'interno del gruppo. La grande socialità che ci contraddistingue è quindi alla base del nostro successo, perché ci ha permesso di vivere più a lungo e di superare le numerose insidie incontrate durante le difficili migrazioni. Inoltre, proprio come oggi, gli anziani erano depositari di importanti informazioni, di una grande cultura e di esperienze di vita. Raccontando le loro storie, questi individui condividevano il loro sapere con il resto della famiglia o della comunità, aumentandone le probabilità di sopravvivenza. I ritrovamenti di Didmanesi sono una prova inequivocabile che la scintilla di umanità, che aveva iniziato timidamente a brillare in Homo habilis,
si era ormai trasformata in Homo erectus in una vera e propria fiamma che sprigionava calore umano. Questa fiamma sarebbe ben presto diventata qualcosa di reale, un fenomeno ancora più rivoluzionario, talmente potente da cambiare per sempre il corso della storia. Infatti, negli accampamenti di questi primati, un nuovo compagno di viaggio cominciò a illuminare le fredde notti e le idee dei nostri progenitori: il fuoco. Utilizzato sia per tenersi al caldo che per cuocere il cibo, questo prezioso quanto pericoloso elemento fu uno dei tasselli che portarono gradualmente queste creature ad assomigliare sempre di più a noi. Ma quando apparve questa straordinaria innovazione? Questa ed altre domande saranno le protagoniste della nostra prossima puntata. Prima di concludere, ci teniamo a presentarvi lo sponsor di questo video. NordVPN è un servizio di VPN che consente di avere moltissimi vantaggi quando si naviga in rete. Noi del team di Lucy lo usiamo già quando navighiamo in rete. Oltre per creare un tunnel criptato che garantisce privacy e anonimato online, NordVPN vi permette infatti di evitare le geo-restrizioni, ovvero permette di vedere serie TV o accedere a siti che normalmente non sono visibili in alcuni paesi, come Netflix e Disney Plus USA, oppure RaiPlay quando ci si trova all'estero. Non solo, il servizio protegge anche i vostri dati personali quando vi trovate a connettervi a reti Wi-Fi poco familiari o non protette, come nei bar, negli aeroporti o negli hotel. NordVPN consente di navigare in maniera anonima alla larga da hacker e occhi indiscreti. Questa VPN dà anche la possibilità di navigare in tutta tranquillità, perché bloccherà automaticamente tutti i siti noti per diffondere phishing, spyware e malware. Se volete quindi usufruire di tutti questi vantaggi, trovate il link in descrizione. Cliccandolo potrete ottenere un forte sconto più un bonus aggiuntivo gratuito. E se entro 30 giorni non sarete soddisfatti, avrete anche la possibilità di essere rimborsati. NordVPN. Proteggi il tuo traffico online con tecnologia all'avanguardia. Link in descrizione. Nel prossimo episodio, l'inesorabile avanzamento dell'era glaciale continuerà ad influenzare la nostra evoluzione. Vedremo come i discendenti della prima diaspora umana daranno origine ad una grande varietà di specie, perfezionando sempre di più le loro tecnologie. Homo erectus affermerà il proprio dominio in Asia orientale, mentre altri misteriosi ominini inizieranno ad espandersi per la prima volta nei freddi territori europei. L'ascesa dell'uomo avrà finalmente inizio.